niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Buongiorno, buona domenica da Claudio Di Lernia, coordinatore della Federazione Insieme per Cerignola, un raggruppamento di civiche e di partiti nazionali che guarda al futuro di Cerignola. Bene, oggi sono presenti qui con noi il coordinatore di Puglia Popolare, Vito Di Ciolla, e Antonio Campaniello, segretario della Democrazia Cristiana. Sarà assente il dottor De Cosmo per motivi di lavoro, si scusa con i concittadini, vi invita alla prossima settimana perché ha da relazionare un bel po' di cose. Bene, io oggi vorrei iniziare questo mio intervento prima di tutto facendo un bocca al lupo ai ragazzi che sono partiti ieri alla volta di Rimini, e quindi parlo sempre del quel team irriducibile, Team Fighters di Biceglia Colucci, dove il maestro Savino di Biceglia sta accompagnando i ragazzi dello stesso team per disputare il Best Fighters, dal termine Best Migliori Combattenti, di tutto il mondo. Questa gara si farà a Rimini. Ebbene, già ieri ha combattuto uno del nostro team, e nella fattispecie Maria Cavallo, che ha vinto l'oro. Va un in bocca al lupo a questi ragazzi per le gare che si disputeranno oggi e domani. Questi ragazzi sono da Francesco Pio di Lernia, Carmine Rutigliano e tanti altri ragazzi che adesso qui non vi sto ad elencare. Bene, chiudiamo questa pagina sportiva e apriamo con un saluto. Bene, caro sindaco, ti sto portando i saluti di un vecchiarid che abita vicino casa e che il suo nome è Nicola, molto affettuosamente Colino, il quale giorni fa si è vista recapitare questa immondizia e imbufalito mi ha detto: dice qua, ma insomma sto governo qua quando aumenta ci mette? E io ho spiegato: no, guarda che non è il governo che ti sta aumentando l'immondizia, la Tari, ma è il sindaco mette. Ah, davvero? E noi solo due persone siamo, posso pagare due persone quasi 600 euro di immondizia? Che immondizia produciamo noi? Io la vecchiaretta? Beh, caro Nicola, non lo devi chiedere a me, lo devi chiedere al signor sindaco. Dice: come? Abbiamo una città sporca, i bidoni che puzzano a non finire. Io una pensione sociale prendo, e come devo fare a pagare queste immondizie? Dice: ma la dobbiamo pagare in 3 volte, non più in 4 volte. Io non ce la faccio più. Beh, caro Colino, devi andare dal signor sindaco assieme ad altri cittadini e andare a protestare contro questo modo di fare, contro questo modo di agire. Bene, riprenderemo questa fase della Tari successivamente, spiegando ai concittadini cosa è successo tecnicamente, perché stiamo pagando questi aumenti. Bene, passiamo ad un altro argomento che riguarda gli interventi di edilizia privata. Lei, sindaco, la settimana scorsa ha motivato gli interventi di edilizia privata, quindi di via Milano, ex pastificio Tamma, motivando, ed è verificabile quello che io dico, dice: ma comunque è vero che stiamo facendo gli interventi di edilizia privata, ma è anche vero che noi avremo un sacco di oneri di urbanizzazione e concessori. Al che, di fronte a questa sua affermazione, un altro carissimo amico mio, che si chiama Nuccio, dice: come gli oneri di urbanizzazione? E quando influiscono nelle casse comunali? Senti, non lo so, so che hanno raggiunto un debito fuori bilancio di 30 milioni di euro e non so come devono fare, perché non possono più spendere, perché c'è stata una valutazione della commissione, delle revisioni di conti, che hanno detto: dovete monitorare costantemente le entrate e le uscite. Quindi, caro Nuccio, tu che hai pagato 25.000 euro di oneri di urbanizzazione, che cosa ti ha urbanizzato? Nulla. I cordoli te li devi comprare tu, perché il comune non te li passa, non te li dà. Sarebbe stato sarebbe stato meglio se tu avessi detto al sindaco: bene, ti faccio io un'opera,
non una rotonda, ma vado ad adottare una rotonda, come hanno fatto tanti cittadini di Cerignola, che con la scusa dello scomputo il sindaco gli ha fatto dei regali. Perché non è vero quello che dice il signor sindaco quando dice in un'altra trasmissione, e che ho anche registrato, ho tutto conservato, lui dice a chiare lettere questo: se una persona mi deve dare 50.000 euro al comune, io gli faccio fare lavori per 70.000 euro. Ma voi ci credete, cari concittadini? Chi è sto scemo che deve dare 50.000 euro e ne spende 70? Ditemi voi, se mai uno si deve dare 50, cerca di darne 40, cerca di darne 30, vuole pagarne meno, ma non che deve dare 70. E questo l'ha detto anche il signor sindaco, il numero uno. E ancora, a proposito di rotatorie, anche questo gli ha detto nella puntata precedente, dico puntate perché ormai è un film che stiamo vedendo, una fiction, cioè lei ha detto che le rotatorie sono a costo zero per il comune, oppure non ha speso un centesimo. Guardi, io, se fossi stato io il sindaco di Cerignola, io avrei fatto pagare a tutti, dico a tutti, i soldi che mi dovevano, e vi posso garantire che con quei soldi avrei fatto qualche rotonda in più. Purtroppo il signor sindaco deve e darà, come sono certo che darà conto alla commissione d'indagine, tutto ciò e come sta amministrando. Bene, questo sullo scomputo, poi vedremo i signori che cosa, quanto hanno speso e perché è stato fatto questo scomputo solo a determinate persone. E ancora, lei sta citando sempre ogni settimana lei sta parlando sempre l'ex ITIS, verranno 48 alloggi di edilizia popolare da 40 metri l'uno, le case dei puffi. Perché non dice la verità ai cittadini? Che non è stato ancora finanziato. È vero, sindaco? Vuoi negare che non è stato ancora finanziato? Con i se e con i ma si può fare tutto. Io con la bocca posso costruire un grattacielo che non finisce mai. Però con i fatti lei non può finanziare quegli appartamenti. Glielo dica, dica la verità alla gente, perché sta dicendo solo bugie. Quell'ex ITIS è dal primo giorno che si è insediato che lo sta dicendo. Ad oggi sono passati 4 anni e mezzo. Cari concittadini, avete visto un solo giorno di lavoro vicino a quell'ex ITIS? Giusto per intenderci, l'industriale, quello che sta su via 25 aprile, l'ex industriale, dice che dovrebbero fare degli appartamenti, ma stanno ancora lì, io non li vedo. E ancora, avete parlato che verranno 8 appartamenti di edilizia popolare in via Torino, via Pietro Micca, ex Asia, dove, caro sindaco, io ricordo benissimo, quando all'epoca fu fatta quell'operazione da Antonio Giannatempo, e quindi che aveva ceduto i fabbricati, quindi i manufatti, alla Candinvest, in cambio avendo questi 8 appartamenti, lei voleva mandare in galera tutti. Aveva mandato la finanza, non si capisce quello che aveva mandato. Guarda caso, adesso che ci sta lei, va tutto bene, madama la Marchesa. Come mai? Era sbagliato all'epoca o era sbagliato adesso? Mi faccia capire. Cioè io non sto più a capirci nulla. E poi ancora, lei si pone degli interrogativi e ha posto degli interrogativi, dicendo, cara Elena Gentile, e con questo non voglio difendere Elena Gentile, ma voglio difendere l'unico parlamentare che avevamo a Cerignola, la Derisa, dicendo, ti sei chiesta perché non ti hanno votato? E io vi dico, lei sindaco si è chiesto perché non vi hanno dato i consensi a Forza Italia? Lei ha fatto votare Forza Italia, ha preso meno consensi, lei con tutta la sua giunta e con tutti i suoi consiglieri ha preso sì e no 1024 voti, anzi esattamente 1024 voti, facendo votare una persona di Biceglie, non voglio fare il nome, dandogli solo 190 preferenze. È ridicolo. Ormai la sua politica non ha più
quel trend in crescita di una volta, molto probabilmente è in caduta libera e lei se ne sta rendendo conto. E ancora, lei dice: io voglio trovare qualcuno che mi deve battere, però non mi deve battere con la magistratura, facendo commissioni d'indagine e quant'altro. Io sono d'accordo con lei, sindaco, guardi, ma veramente sono d'accordo con lei. E non è dignitoso per chi si è comportato così mandarle quella commissione d'indagine. Perché io personalmente, parlo a titolo personale, io la voglio affrontare, mi voglio confrontare con lei ad armi pari. Io mi auguro che questa amministrazione, come sono certo, ne uscirà pulita dalla commissione d'indagine, perché io la voglio confrontare, vi voglio confrontare su un terreno ad armi pari. Sarebbe troppo facile per me vincere contro una persona che ha avuto un sacco di mazzate, un sacco di legnate, una persona che sta a terra, in ginocchio. Non c'è gusto. Non provo piacere, sindaco, guardi. Io la voglio affrontare, mi voglio confrontare con lei politicamente, con i progetti, con dei programmi seri per questa città. E vedremo se la gente poi darà fiducia ancora a lei o comunque ai nostri programmi, ai nostri progetti che presenteremo a questa città. E ancora, le voglio dire, sindaco, non sarà difficile batterla. Basta fare esattamente il contrario di quello che ha fatto lei. E sapete come? Basta guardare la SIA. Noi risaneremo il bilancio SIA. Noi dimezzeremo la TARI. Già questo è esattamente il contrario di quello che ha fatto lei. Lei ha fatto fallire la SIA. La TARI è alle stelle. La gente è imbufalita. Ma cosa vuoi più da queste persone? Ad oggi gli stai dando multe, gli stai facendo togliere i gazebo, i deors, quelle strutture in legno dove porta turismo. C'è gente che lei le sta mettendo in ginocchio. Queste persone non sanno più cosa fare e hanno e si stanno bestemmiando e si sono pentiti, queste stesse persone che 4 anni fa l'hanno votata. E non è colpa mia se la sua impopolarità sta raggiungendo certi limiti, certi livelli. E ancora, posso dire una cosa: con noi, cari concittadini, di sicuro la TARI diminuirà. Certamente, guardi, lei ne ha fatto una campagna elettorale contro Gianatempo per quanto riguarda la GEMA e sui quei famosi 8 milioni di euro che non si sanno che fine hanno fatto. Ma noi possiamo dire una cosa: gli 8 milioni di euro rispetto ai 30 milioni di euro di debiti che lei sta facendo sono nulla, non sono giustificabili quelli di Antonio Gianatempo, ma i suoi sono peggiori di quello che ha fatto Antonio Gianatempo. Buongiorno a tutti quanti, buona domenica a tutti i radioascoltatori. L'intelligenza trova spazio nel silenzio del pensiero, della saggezza. La mia non è pigiaria. Il momento di degrado politico-cittadino che noi stiamo subendo attraverso tutto il paese, non solo a Cerignola. Questo si può notare tranquillamente. Ha bisogno di uomini e donne che credano nella democrazia, nella solidarietà, nella carità e nel bene comune. Il rispetto delle intelligenze è alla base di ogni azione politica. Ho voluto leggere questa frase per un semplice motivo. Stiamo parlando di continuo su Facebook, sui giornali, in mezzo alla strada. Ci stiamo lamentando tutti. E questa volta purtroppo non voglio attaccare veramente l'amministrazione, ma devo sgridare i miei concittadini. Sì, perché è bello parlare, è bello dire di tante cose, ma faccio una semplice domanda. C'è un ragazzo di ambientiamo Cerignola che tutti i giorni si sta mettendo sotto al comune, sta chiedendo aiuto ai suoi concittadini, tutte quelle persone che si stanno lamentando dell'aumento TARI. E noi che facciamo? Parliamo soltanto? Parliamo a vanvera? Non ha chiesto questo ragazzo di metterci come lui dalla mattina alla sera davanti a un comune. Ha chiesto dalle 7 della sera in poi.
Quindi quando abbiamo finito tutti di lavorare con la tranquillità e tutto quanto. Questo è l'appello che faccio oggi. Siamo i figli di Di Vittorio? Siamo i figli di Pavoncelli? Siamo i figli di Tattarella? O siamo i figli di qualche quaracqua qua che piace solo parlare? L'animo cerignolano, dove l'abbiamo messo? Vogliamo ancora subire questi aumenti, questo tutto? O vogliamo incominciare a muoverci e prenderci le nostre responsabilità? Questo non dico che dobbiamo fare una rivoluzione, questo giammai, perché ovviamente le rivoluzioni non portano a niente. Però protestare davanti al comune, come dicono in tanti, con le cartelle della Tari, non ci costa nulla. Oppure cercare una soluzione del tipo: il comune non fa la raccolta differenziata, incominciarla a fare noi cittadini, prenderci noi le nostre responsabilità. Questo dobbiamo fare da oggi in poi, secondo noi la Democrazia Cristiana. Chiudo questo argomento per dare una notizia. Noi della Democrazia Cristiana abbiamo fatto un progetto che a livello nazionale si chiama Parlamento Virtuale. Questo Parlamento Virtuale è un punto tipo Facebook o Instagram, tutti questi social, però che a posto di perdere tempo si possono dare iniziative politiche, iniziative per costruire la nostra Italia, per farla rinascere, con speranza che questo, siccome sono politici nazionali di vari genere, dall'estrema sinistra all'estrema destra, che porti in Parlamento proprio quello che si dice là dentro. Cari concittadini, vi ripeto, siamo figli di persone guerriere, cerchiamo di tornare a essere cerignolani, cerchiamo di non parlare solo, ma cominciamo a muoverci. Tutto quello che è stato detto è sotto la mia responsabilità. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buona domenica da Vito Di Ciolla, segretario di Puglia Popolare. Un saluto va a tutti i nostri cari amici radioascoltatori, sempre come al solito a chi ci segue da casa, a chi ci ascolta e tutti gli amici della federazione insieme per Cerniola. La nostra trasmissione si chiama Dal nostro punto di vista. Bene, che voglio precisare, non è solamente il nostro punto di vista della federazione, ma è quello anche dei cittadini della nostra città. Cosa significa? Noi siamo un gruppo allargato, siamo un gruppo, un movimento politico che oggi si intravede con quelle che sono le problematiche della nostra città. Sono già quasi un paio di settimane che stiamo ricevendo tutti noi il bollettone della Tari. In questo bollettone ci sta, come ben sappiamo, dei grossi aumenti. Oltretutto non si capisce nemmeno nulla di come è stato proporzionato questo aumento. Addirittura stanno arrivando F24 con già scaduti. Non si capisce un bel niente. Allora mi chiedo, oltretutto, oltre questa camorria che volete a tutti i costi, questo aumento della Tari, in più arrivano scadute, state creando scompiglio nel cervello dei cittadini. Voglio precisare che l'aumento che stanno adottando i nostri cari amministratori è eccessivo, ma non che lo dico io, proprio a livello di leggi europee e di leggi nazionali. Un aumento così non si può attuare, è anticostituzionale. Ci sono delle proporzioni per poter adottare degli aumenti. Non per questo la Procura sta anche visionando le percentuali di aumento sulla Tari. Allora adesso mi rivolgo, perché oramai siamo stanchi di subire da questa amministrazione, siamo stanchi di vedere le cose storte, siamo stanchi di vedere la città sporca, la città sta nel degrado e non c'è assieme chi chiacchiera. Abbiamo fatto la scuola, stiamo facendo un chiosco, stiamo facendo un palazzetto, sono chiacchiere. La città è sporca, deve essere disinfettata, ci vuole una disinfestazione, stiamo veramente come le bestie. Questo è quello che sta producendo la nostra amministrazione e quelle quattro amministratori che fino a qualche anno fa non sapevano nemmeno la via delle proprie case.
Detto questo, adesso mi rivolgo direttamente, ho letto un comunicato da parte del Movimento 5 Stelle che vogliono, sono dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, che chiedono ad Emiliano di aiutare l'amministrazione Metta dal punto di vista dei rifiuti. Vogliono vederci chiaro. Cari amici del Movimento 5 Stelle, o non state bene col cervello, oppure il caldo all'improvviso dovete camminare con la borsa di ghiaccio in testa. Bisogna vedere chiaro in che modo. Ci sta vedendo chiaro già la procura. Dovete capire come mai il fiore all'occhiello, che era la SIA, sta quasi, anzi è fallita, da un passo dal fallimento, cosa che nelle altre amministrazioni, e ne abbiamo avute, non è mai successo. Ci sono stati dei crolli finanziari, questo è vero, ma mai successo che si è portata un'azienda sul fallimento. Allora io mi chiedo che queste persone del Movimento 5 Stelle dicono vogliamo aiutare. Sì, è vero, ma dovete vederci chiaro. Bisogna vederci chiaro sulla situazione dell'azienda. Allora diciamo, prima di aiutare, vediamo chiaro i documenti. Perché questa azienda sta fallendo? Come mai ci sono questi aumenti? Andiamo al nodo della situazione. E non che diciamo vogliamo aiutare, vogliamo fare, sono chiacchiere. Lo stesso vale per il signor Marco Trombetta. Parla della differenziata. Siamo l'unica città che parla della differenziata. Benissimo. Vuoi fare la differenziata? Per poter fare la differenziata servono dei presupposti precisi. Primo è quello di salvare l'azienda. Secondo, di ridimensionare la situazione degli impiegati e del lavoro pubblico che sta all'interno. E in più avere mezzi e depositi di stoccaggio. Prima di stare a dire, è una vita che la città vuole la differenziata. Però all'atto pratico nessuno la fa, perché non ci sono le possibilità e i cervelli che ci possono portare e indurre al quelli che sono la differenziata, senza parlare poi del denaro, se ci sono o no, poi questo è tutto da verificare dopo. Allora queste sono le cose utili da dire, caro Marco Trombetta, è vero, il comunicato l'ho letto, ma devi dire le cose come stanno. Dovete dire, cari segretari, perché l'azienda sta fallendo, come mai questa azienda sta sul lastrico. Questo è da capire, non facciamo la differenziata e portiamo il gabinetto di Trovangolo. Non è così. Dobbiamo guardare in fondo. Perché ci sono città del nord Italia che addirittura sono anni che sono in attivo con il discorso rifiuti? Ma là poi entriamo in un meccanismo che per far capire i nostri amministratori ci vuole il mago Zurlì. Se no, non riusciremo mai, tranne se il buon Dio li fa il miracolo. Allora capiranno cosa succede nell'altra parte d'Italia e cosa sta succedendo da noi, che non va. Lo può capire anche un bambino delle elementari. E allora, guardiamo in fondo alla cosa, cari cittadini. Attendiamo prima di pagare la Tari e vediamo quello che succederà prossimamente con, credo che sia la Corte dei Conti, ma sono notizie che intrapelano, dobbiamo vedere bene quello che succede. Allora mi chiedo, il nostro progetto l'abbiamo già detto tempo fa, ci sono aziende che si possono costituire come per trasformare l'immondizia in gas biologico, termovalizzatori che non inquinano, ci sono i presupposti che si può fare la differenziata, può produrre lavoro e ci sono sgravi sulle bollette. Si può fare, non è un'utopia, si può fare. Perché il resto d'Europa lo fa, il resto d'Italia lo fa. Voglio precisare che la Comunità Europea ci sta continuando a sanzionare perché non abbiamo la differenziata e oltretutto poi ci stanno bombardando di aumenti. La Regione Puglia chiede sempre soldi, soldi, soldi. Perciò, cari cittadini, non vi fate abbagliare da questo fumo negli occhi, perché questa amministrazione l'anno prossimo andrà a casa. E i dati effettivi parlano chiaro. L'ho già detto qualche settimana fa, i risultati di Forza Italia erano poco più di 1000 voti, questi sono i voti di questo sindaco. Non hai più una maggioranza, c'è solamente tirannia. Noi stiamo sotto un'amministrazione gestita solo da un'unica persona. Io l'ho definito il sindaco di se stesso.
buona domenica, buona vacanza a tutti, e voglio dire, come al solito, mi assumo la responsabilità di ciò che dico. Buona domenica a tutti. Ducis in fundo, Claudio di Lernia. Io vorrei chiederle una cosa. Lei in questi 4 anni e mezzo, che cosa ha creato in termini di occupazione, di lavoro, per i giovani e per i meno giovani? Che cosa ha creato? Mi dica lei che cosa ha creato. Ha creato durante la sua gestione i 15 giorni, i 20 giorni, un mese, 2 mesi di lavoro a chi faceva le rotonde, a questi 4 operai. 3 mesi, ma dopo? Cosa rimarrà dopo? Il nulla, rimarrà nulla. Le voglio ricordare e voglio ricordare i concittadini che quando noi eravamo consiglieri e abbiamo governato questa città, abbiamo lasciato lavoro a tutti. L'esempio è oggi verificabile la zona industriale, dove alla zona industriale ci lavorano migliaia di persone. Ci sono insediamenti produttivi, attività produttive, dove si collegano con tutto il nord, con tutta l'Italia, e ci lavora un sacco di gente. Questo significa una politica lungimirante, questo significa una politica sul territorio, questo significa guardare il territorio. E ancora, caro sindaco, questo significa produrre lavoro. Questo significa produrre lavoro, non quello che sta facendo lei, che sta facendo il nulla. E ancora, concludo dicendo ed esentando la TRC a tutto ciò che ho detto, e caro sindaco, io l'aspetto, sì, io l'aspetto in campagna elettorale, la voglio vedere il 9 luglio, anzi il 16 luglio, la commissione dirà va tutto bene, va tutto ok, non ci sono, non c'è commissione, non c'è nulla, perché sono convinto che non c'è nulla, perché io la voglio affrontare ad armi pari, vorrei fare con lei un dibattito pubblico. Quando ci sarà l'occasione, vorrei fare con il dibattito pubblico, parlare di programmi, di progettualità, serie per Cerignola. Con questo non vi voglio più annoiare, cari concittadini, vi invito la prossima settimana e vorrei dirvi una cosa. Purtroppo c'è una commissione di avvocati, un ordine forense, che sta valutando se pagare o meno, o meglio, in che modo pagare la Tari. Io vi dico quello che io farò. Io sto raccogliendo una serie di dati, sto filmando i cassonetti sotto casa che sono pieni di immondizia, e io personalmente mi appellerò, e questo non lo dico ai cittadini, è una cosa mia, i cittadini non mi devono ascoltare su quello che dico io, su quello che faccio io, ma io farò esattamente questo, mi appellerò in virtù di una legge dove se c'è un disservizio io devo pagare meno la Tari. E io lo farò a costo che mi costerebbe qualche centesimo in più. Ma vi posso garantire, cari concittadini, che io politicamente devo dare un segnale a questa città e farvi capire che cosa significa la buona gestione, che cosa significa non confondere il diritto con il favore. Con questo chiudo e vi auguro una buona domenica. Niente paura, niente paura. Niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura. Niente paura, si vede la luna perfino da qui.